1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Mi sento emozionato, chiaramente, entusiasta e divertito, tanto. Accidenti! Nello spettacolo di prosa il massimo che puoi fare è camminare da una parte all'altra del palcoscenico. In un musical, mentre canti, balli, reciti, sposti la scena, cucini per dopo lo spettacolo e pensi anche a cosa da comprare al supermercato il giorno dopo. Tante cose insieme. Mi diverto tantissimo a interpretare Muznik e di me c'è l'età, che povero Muznik ha, l'amore per i fiori, che non si vede ma c'è dentro di me, e poi il fatto che è un po' pazzo. Allora, Muznik è un burbero tenero, un solitario compagnone e uno pronto a cambiare idea immediatamente. Ti odia, ma se sei ricco, ti ama. Con Giampiero mi trovo molto molto bene, io sono molto contento di lavorare con lui, era tanto che speravo che prima o poi sarebbe successo, è successo ed è molto divertente perché abbiamo lo stesso tipo di ironia, non solo in scena ma anche nella vita, e l'ironia della vita aiuta tanto l'ironia in scena. Con Belia Martin molto, poveretta, è il nostro capro espiatorio, per cui tutto quello che succede è colpa sua, e poi con questo accento che mi piace moltissimo, merda! Tutto molto, mi diverte molto anche con il nostro dentista, ma tutto, ti assicuro che è una compagnia bella, dentro, fuori, da un lato, dall'altro, sopra, sotto. Chi è? Chi è Piero Di Bianchi? Ah, il regista. No, il regista è innanzitutto per me è la prima volta che mi avvicino a un musical e sono contento di avvicinarmi con uno più giovane di me, perché ha sicuramente una visione più moderna di me. E in più è una persona che ti dà la libertà di sbagliare, ma ti controlla sempre, cioè non ti manda allo sbaraglio. È sempre pronto e soprattutto è attento ai particolari, cosa che io adoro. Io non so se avete già comprato il biglietto per venire a vedere La piccola bottega degli orrori alla Sala Umberto a Roma. Se non l'avete fatto, fatelo immediatamente, perché se poi non rimangono biglietti, io ve l'avevo detto.